Il circuito internazionale di Pomposa ha organizzato la 12 ore Endurance di carta edizione 2008. Come al solito, numerosi gli equipaggi partecipanti con 28 carte sulla griglia di partenza per la soddisfazione della famiglia Bondi, gestori di questo impianto e impegnati da sempre nella promozione dello sport dai motori. Le squadre, composte da un minimo di 4 ad un massimo di 12 piloti, si sono ritrovate nel pomeriggio di sabato per le fasi preliminari alla gara ed il sorteggio dei kart per la personalizzazione. Mezzi con motori da 270 cm cubici, 4 tempi su telaio Birrell. Briefing dei direttori di gara Anzio Landi e Gianni Clementi, che hanno dato le disposizioni per lo svolgimento della gara. Le prove cronometrate su sessione unica di 30 minuti hanno visto primeggiare il team Target Old Driver con il tempo di 1 minuto 12 secondi 801 millesimi. A seguire il team Domitilla e ancora il team Euroflex 2, team Nutria, VRM Tax System. Prima del via della gara, un minuto di silenzio per ricordare l'amico Walter Cavallari. Il direttore spegne il semaforo rosso e si parte per le 12 ore Endurance. Nella prima ora il team Nutria a tenere testa, dietro con 18 secondi di distacco il VRM Tax System, terzo il Fanny Formula Cup. Quest'ultimo decide di attaccare e prendere il controllo della situazione sin dalla seconda ora di gara. Si fa sotto il team gli ex Minardi, che raggiunge la seconda posizione. Terzo il team Nutria, quarto il VRM Tax System. Quinta posizione per il team Valdichiana. Le posizioni di testa rimangono salde fino alla sesta ora di gara, mentre nelle retrovie il Mokart Como si porta in quinta posizione, seguito dal team Domitilla con 4 giri di distacco sul primo. Seguono il team Valdichiana e Magic One con 5 giri di ritardo. Giunti all'undicesima ora di gara e dopo 510 giri percorsi del circuito internazionale di Pomposa, il team Fanny Formula Kart continua a mantenere la prima posizione, seguito dal VRM Tax System. Rimane aperta la lotta per la terza posizione tra il team Nutria e gli ex Minardi, con soli 4 secondi e 592 millesimi di distacco tra i due. Sotto la bandiera scacchi e dopo 12 ore di gara, la classifica vede primeggiare il team Fanny Formula. Seguono VRM Tax System, alla terza posizione team gli ex Minardi e ancora team Nutria, Mokart e Como, team Valdichiana. Ai nostri microfoni i protagonisti della gara. Siamo qui con la squadra del Fanny Formula che mette il loro nome per la terza volta sull'albo d'oro della 12 ore di Pomposa. Quindi un breve commento con il team manager Francesco. Allora, è stata abbastanza dura perché la prima l'abbiamo vinta nel 2007, poi ci siamo riconfermati sulla subito la seconda consecutiva, poi abbiamo avuto una piccola spiacevole parentesi, però quando siamo ritornati ne abbiamo vinto un'altra e quindi è stato sempre più difficile ma sempre più entusiasmante. Siamo qui con la squadra seconda classificata, sono tutti giovanissimi. Com'è andata questa 12 ore? Direi che siamo soddisfatti, visto che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, che era fare un magnifico podio, il primo della nostra carriera da Team Endurance. E per la cronaca siamo arrivati secondi. Molto difficile, molto competitiva. D'altronde i team si sa che da un po' di anni a questa parte sono... hanno una competitività impressionante, quindi siamo attrezzati al meglio con piloti e abbiamo cercato di divertirci, sì, ma vincendo, diciamo, e quindi ce l'abbiamo fatta nel nostro obiettivo. Ormai divertirsi è difficile qua, bisogna sempre essere
un po' in tensione, diciamo. Allora siamo qui con Roberto Pastina, un team al debutto. Faccio un breve commento su questa 12 ore in notturna. Ma direi che come prima esperienza cominciamo a essere abbastanza sul cotto. Come prima esperienza non mi dispiace come siamo andati, perché tutto sommato la cosa era tutta nuova per me, per Giovanni Minardi, figlio di Giancarlo, non era nuova, visto che lui ha già partecipato a 2-24 ore vincendole. Qui invece ci siamo dovuti accontentare del gradino più basso, però tutto sommato come prima esperienza di Jess Minardi non mi sembra, abbastanza soddisfacente la cosa. Ci è capitato un po' di disguidi durante la notte, con un paio di inconvenienti grossi sul kart, uno sulla sale che si erano allentati tutti i grani e di conseguenza dopo ci si è inquadrato la pinza dei freni. Abbiamo perso parecchio tempo, eravamo secondi a 30 secondi dal vincitore e potevamo, diciamo, giocarcela. Quelli vanno veramente forte, non dico di essere che potevamo essere lì, però insomma il secondo posto veniva fuori bene secondo me. Tutto sommato i problemi nelle corse esistono, quindi dobbiamo attenderci anche quelli.